Nessuno lascia una casa, una terra e una famiglia, senza alcuna idea di cosa lo aspetti alla fine del viaggio. Nessuno che abbia anche una sola minuscola alternativa. E io non ce l'avevo. È bello il nome della mia terra, un nome che brilla fra i denti e nei pensieri. Costa d'Avorio ti fa pensare a una terra luminosa, a un luogo che accoglie, ti fa pensare a casa tua. Ma a casa tua c'è la guerra, un conflitto lungo e pieno di morti, una lotta per il potere tra le strade, tra i militari e i civili. Una guerra che picchia, che fa male, che uccide. Il sangue scorre sulla mia terra d'Avorio. Il bianco non è il bianco. Il bianco si tinge di sangue. E il sangue, lo sanno tutti, è rosso. Sono passati 3 anni dal mio arrivo a Napoli. Ho imparato l'italiano. Sono stato cacciato dal primo centro di accoglienza, ho dormito per strada. Mi ricevono in un altro centro, mi parlano di una cooperativa che può accogliermi. Mi dicono che posso fare la guida in francese per i turisti. Posso fare parte della squadra. Io sorrido. Non parlo molto, non riesco mai a farlo quando mi emoziono. Je m'appelle Amara. La mia razza è la più bella di tutte, la razza umana. Chiara Nocchetti, Vico Esclamativo, Voci da Rione Sanità, Edizioni San Gennaro.